Attiviamo Wi-Fi Map. Con questo programma si vedono anche le password nascoste, però ovviamente sono password che anche chi le ha nascoste le comunque le vuole condividere a chi sta su questa rete. Quindi non è che sono proprio, non è che abbiamo superato le password di qualcuno, semplicemente sono le persone che ci hanno dato l'accesso alle loro password, che le hanno rese pubbliche su questa rete. Ecco qua. Scegli la tua nazione. Choose your country. Questa è la longitudine, grazie. Dovrebbe uscire la tua nazione. Dai. Sempre andiamo a vedere sulla mappa. Ma mi hai rotto le palle, vai di là e vai, metto a metà della televisione. Fra poco comincia, ma comincia. Abilità location. Annulla. Vabbè, comunque da qua si possono vedere le password. Bisogna abilitare. C'è 4 nuove password. Il database è stato aggiornato. Praticamente quando tu vai in giro per la città dove ci sono le password, dove vedi le password, ti puoi collegare mettendo la password. Aspetta, volevo farvi vedere però se questo si abilita. Il fatto che devo abilitare. Aspetta. Devo abilitare il. Dove sta? Geolocalizzazione. Questo. Altrimenti non funziona. Non bisogna abilitare la location. Non vuole andare questo. E cava di rischio. Non va. Al momento non va. Eccola qua. Eccola qua. Connesso. Se voglio vedere la password, guardo il porto. Lo premo. E mi esce. Mi deve far vedere la password. Sta caricando. Sblocca password. Non è che l'ha sbloccata la password, semplicemente che chi l'ha immessa sulla rete voleva che si vedesse. Questo gruppo anche io ho messo, non è che hai superato la password. Che è successo? Boh, non lo so, non si vede più. Che le fa una pubblicità ovviamente. C'è la pubblicità in mezzo, facciamo si vede. Abbiamo superato la password, il ballo del portone che l'abbiamo superato, semplicemente che chi ha immesso la password vuole che questa password venga vista da chi sta su questo, da chi è registrato su questo programma. Quindi abbiamo la password di Francesco Pungi per il ballo del porto. Polito Wi-Fi si chiama. Capite come funziona?